Come da tradizione, lunedì 2 febbraio 2015 la diocesi di Aversa ha celebrato la festa della presentazione del Signore al Tempio. La ricorrenza assume quest'anno un'importanza particolare, visto che Papa Francesco ha proclamato il 2015 come l'anno della vita consacrata. Vangelo, profezia, speranza, le coordinate che religiosi e religiose saranno chiamate a seguire nell'ambito del programma tracciato da Papa Francesco. Padre Ronca, qual è il significato per noi oggi di vita consacrata? La Chiesa oggi celebra la 19ª giornata mondiale di preghiera per la vita consacrata. Chi sono i consacrati? Sono uomini e donne che, chiamati dal Signore attraverso la voce dello Spirito a seguire Gesù, povero, casto ed obbediente, hanno detto con coraggio, fidandosi di Dio, il loro eccomi. Oggi la Chiesa vuole pregare per tutte le religiose e religiosi e le società di vita apostolica che sparsi nel mondo continuano ad essere luce del Vangelo, mani operose di carità per tutti gli uomini del mondo senza distinzioni di razza, di popolo e di lingue, perché Cristo Gesù è presente in ogni fratello che ha bisogno di essere consolato, consolato, amato, guarito e salvato. Oggi la vita consacrata dice al mondo che noi siamo cittadini della terra, ma concittadini dei santi. Noi saremo futuri abitatori del cielo e loro qui, nell'oggi della loro consacrazione, rinunciando alla vita consacrata nel matrimonio, si consacrano totalmente al servizio del Signore nella Chiesa per essere l'amore che abbraccia tutti. Per cui i vescovi italiani hanno detto: oggi la vita consacrata è il segno dell'abbraccio di Dio per l'uomo e per il mondo. Nel pomeriggio i consacrati e le consacrate si sono radunati nella sala Guittmondo del seminario vescovile di Aversa, dove il professore Fra Salvatore Vilardi, segretario per l'evangelizzazione della provincia napoletana dei frati minori, ha presentato la figura di San Ludovico da Casoria, frate minore, apostolo della carità. A 200 anni dalla nascita di San Ludovico, quali sono gli insegnamenti che noi oggi conserviamo? Monsignor Ronca concludeva il suo intervento dicendo che i vescovi italiani hanno definito i consacrati l'abbraccio di Dio per il mondo contemporaneo. Guardando Padre Ludovico, noi possiamo dire che è stato l'abbraccio di Dio per gli uomini e le donne del suo tempo. E quando San Giovanni Paolo II lo beatificò nel 1992-93, chiese a Padre Ludovico durante l'omelia: come hai potuto farti prossimo a tante forme di povertà del tuo tempo? Da dove hai attinto la carità? E lo stesso Papa, che aveva letto il testamento di Padre Ludovico, di San Ludovico, che è stato canonizzato poi il 23 novembre dello scorso anno da Papa Francesco, rispondeva: ci rispondono le tue parole, le parole del tuo testamento. La carità di Cristo aveva ferito il mio cuore. Credo che l'attualità di Padre Ludovico sia proprio questa, quella di essersi lasciato ferire dall'amore di Cristo e quella di dire ai consacrati che vogliono e si sforzano quotidianamente di essere l'abbraccio di Dio, che per essere il vero abbraccio di Dio per gli uomini del nostro tempo bisogna lasciarsi ferire dalla carità di Cristo. Dopo la celebrazione dei Vespri in seminario, l'attenzione si è spostata nella chiesa di San Paolo di Aversa per la suggestiva cerimonia delle benedizioni delle candele nel deambulatorio della cattedrale e per la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo. Sor Giovanna, in che cosa consiste la celebrazione di oggi? La celebrazione di oggi è molto importante. Intanto è la 19ª giornata mondiale della vita consacrata e per noi assume un carattere molto importante perché è all'interno dell'anno dedicato alla vita consacrata che ha voluto Papa Francesco per noi.
E la giornata di oggi è la festa della presentazione di Gesù al Tempio, quindi quando Gesù viene offerto da Maria e Giuseppe al Tempio. Viene preso nelle braccia da Simeone, il quale benedice Dio perché si trova davanti, riconosce in Gesù il Figlio di Dio. E ci sono delle parole importanti che dice Simeone, che fanno anche capire il significato di questa festa, che è anche chiamata festa della Candelora. Quindi Gesù che è luce delle genti, si trova davanti a Gesù che è luce delle genti. E in questa festa avremo dei momenti significativi, la benedizione delle candele, poi con la candela accesa che appunto sta a simboleggiare Gesù, luce delle genti, faremo una piccola processione per intendere noi che vogliamo seguire la luce e portare noi la luce di Cristo e portarla nel mondo. E poi la celebrazione di oggi ha un significato particolare perché per noi è un dire grazie. Grazie a Dio per il dono della vita consacrata, per prima cosa. Poi rinnovare i voti, rinnovare il nostro senso del il nostro dono a Dio, a Gesù, casto, povero e obbediente. E oltretutto oggi ci saranno tre suore che celebreranno e ricorderanno la loro professione, due sessantesimo e un cinquantesimo. E poi per noi è anche un modo per dire a tutti che ci siamo e che quindi la vita consacrata è importante. È una testimonianza di vita, sì. E poi, come dice Papa Francesco nell'ultima lettera in cui dice esorta noi a svegliare il mondo, ci dice svegliate il mondo, questo mondo che è nelle tenebre, che ha bisogno di questa luce di Cristo. E noi siamo chiamati a portarla, probabilmente nelle periferie, probabilmente a chi non ha ancora questa luce. Sor Evelina, ci fa una panoramica di quello che è il cammino delle nostre religiose? Sì, la nostra diocesi, la diocesi di Aversa, è una diocesi ricca di anime consacrate, anime che si dedicano al Signore, anime che si dedicano a tutti i bisogni, diciamo, della diocesi. Aiutano nelle varie parrocchie, sempre disponibili in tutte le varie occasioni che il Signore propone. Il nostro cammino annuale si divide in vari, diciamo, ci sono ritiri mensili, incontri momenti formativi, momenti che noi ci incontriamo tutte, siamo quasi 450, divise in 26 comunità. 26 congregazioni diverse e fanno parte della diocesi di Aversa anche due monasteri di clausura, le Benedettine, le Cappuccinelle. Eccellenza, oggi celebriamo la vita consacrata nell'anno della carità. Come può essere visto tutto questo? Beh, sicuramente c'è un forte legame tra l'educarci alla carità e la vita consacrata, perché la vita consacrata è una partecipazione piena, totale, alla carità del Cristo e di conseguenza nella vita consacrata dobbiamo poter cercare il vivere concretamente, in maniera piena, quella adesione, quella consacrazione appunto alla carità, che dedica tutto alla carità, così come il Cristo ha dedicato tutto se stesso alla carità del Padre. La vita consacrata è uno sviluppo della fede battesimale e come tutti i cristiani quindi sono chiamati a partecipare alla carità del Cristo, a vivere la carità del Cristo nelle realtà della vita quotidiana in maniera particolarmente intensa lo vivono i religiosi, le anime appunto consacrate con i voti ad essere secondo vie particolari sulla via del Cristo. La carità non è semplicemente un'azione che si compie in determinate occasioni, ma diventa poi uno stile di vita, un modo di essere nella vita, perché la carità è la grazia. Grazia vuol dire dono gratuito, e allora dono gratuito è qualcosa che si vive con libertà. La vita consacrata è la vita di persone che con libertà si dedicano alla grazia, alla gratuità verso tutto ciò che può essere attenzione sia ai fratelli, ma soprattutto gratuità del proprio vivere nel rapporto con Dio. E in questo rapporto con Dio la gratuità diventa ricchezza di partecipazione al bene di tutti. Ecco perché in questo tema che il Papa spesso affronta, quello delle periferie,
dell'andare laddove ci sono le periferie dell'umanità, no, della società. E le periferie della società sono quei luoghi in cui l'umanità vive grandi difficoltà, grandi sofferenze, che non sono soltanto quelle economiche, ci sono anche quelle di carattere esistenziale, insomma, di vario genere. E possiamo dire allora che tutte le forme di vita consacrata non solo vanno verso queste periferie, ma sono nate nella realtà delle periferie, sono nate sempre dal confronto con delle situazioni di povertà umana, con delle situazioni di disagio umano, con delle situazioni in cui il meccanismo di una società impostata sull'interesse del soggetto, sull'interesse dell'individuo, possiamo dire nella realtà del baratto poi alla fine, per cui tu puoi comprare ciò che ti serve per vivere a condizione che hai i mezzi per comprarlo, per barattarlo. Quando c'è la grazia di Dio, quella che era periferia non lo è più, diventa il centro dell'attenzione, il centro del dialogo, il centro della fraternità, diventa davvero un modo di vivere assolutamente nuovo, che permette alle persone, anche forse nella loro povertà, di essere consapevoli del dono della grazia di Dio e capaci di condividere questa grazia di Dio. E così allora si fa un mondo nuovo, si stabilisce un modo di vivere assolutamente nuovo. Ecco perché il rapporto allora tra educarci al vivere la carità e la vita consacrata è un rapporto molto, molto intenso, in fatto di dialogo, e dobbiamo riconoscere che proprio dai religiosi sempre poi sono venuti nella storia della Chiesa tutti i fermenti di rinnovamento, e ci auguriamo che questo possa continuare a crescere.